questo percorso in realtà è nato in maniera abbastanza casuale, grazie alla mia ex università che ho frequentato, lo IELD Milano, dove ho partecipato a un progetto sociale per la quale avevo progettato la grafica di un poster legato alla violenza sulle donne, che poi ho dipinto su una serranda a Milano. Quello lì è stato il primissimo progetto che poi mi ha portato ad entrare in contatto con l'associazione di Slam Dunk, che mi ha chiesto di dipingere un campetto da basket, cosa che ho fatto come volontario, e da lì poi mi si è aperto un mondo, nel senso che ho iniziato a dipingere murales, palloni, tele, altri campi da basket, e quindi ovviamente poi una cosa che è nata un po' per caso l'ho strutturata in modo tale che potesse diventare anche parte del mio lavoro. Negli ultimi anni c'è stato un vero e proprio boom di questi progetti artistici di street art legata ai propri campetti da basket. Io stessa ho fatto parte addirittura di una commissione di tesi di laurea universitaria, dove i progetti erano proprio legati alla street art urbana dei campi da basket. Quindi è una cosa che coinvolge sia le università, ma vedo che anche ultimamente anche diverse aziende, anche marchi importanti stanno investendo anche grossi budget proprio per dare visibilità al basket e all'arte, alla street art. Quindi questo sicuramente permette una maggiore visibilità di questo tipo di progetti, che a mio parere hanno iniziato ad avere un vero e proprio boom dopo il periodo del Covid, più esattamente con la morte di Kobe Bryant. Perché prima della morte di Kobe Bryant erano già stati fatti dei lavori di street art su campi da basket, però non abbastanza da diventare così tanto famosi. Con la morte di Kobe Bryant invece sono stati dedicati un sacco di progetti artistici, dai murales ma soprattutto anche ai campetti, proprio a Kobe Bryant. E tra l'altro anche noi come Nine in the Paint di recente ne abbiamo dipinto uno proprio in memoria di Kobe Bryant a Valmadrera, che ha fatto il giro del mondo. Da oltre 3 anni dipingo campi da basket, insieme al mio team ne abbiamo dipinti quasi una decina, e tutti li abbiamo fatti utilizzando le vernici Mapei TNS Racetrack, con la quale ci siamo sempre trovati molto bene, sia durante la fase di pittura, sia durante la fase post pittura. Quindi una volta che il campo è stato utilizzato, i colori sono sempre rimasti molto accesi, brillanti, e soprattutto il campo non è mai diventato scivoloso e pericoloso per i giocatori, che quindi è anche la cosa più importante. Beh, mi piacerebbe tantissimo poter dipingere un giorno un campo in America, magari in California. Vedo quei campetti bellissimi vicino alle spiagge, ad esempio quello di Venice Beach con sopra le palme, e quello sarebbe davvero, davvero un sogno, poter dipingere un campetto del genere. Anche se oltre ad un campetto, un'altra cosa che mi piacerebbe tantissimo dipingere è un mio pallino, perché ho visto un video fatto da un altro artista su Instagram. Mi piacerebbe tantissimo un giorno poter dipingere il fondo di una piscina, perché poi l'ho vista riempita d'acqua e fa un effetto bellissimo. Quindi spero che prima o poi almeno uno di questi miei 2 sogni nel cassetto si avveri.